Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Oggi vi voglio parlare della pianta che sicuramente tutti conosciamo come il nome, con il nome di Pothos. Sono esemplari che comprendono tante specie, non solo la classica che noi vediamo sempre in appartamento, ma altre di aspetto e di colore, soprattutto per il fogliame differente. Questo è il classico Pothos che si trova in giro, soprattutto nelle case delle persone che hanno quei due o tre esemplari che non si spingono molto nella cura delle piante, ma che trovano affetto nel dedicare il proprio tempo e un piccolo spazio della casa per questa pianta. È una pianta che si trova ovunque. Sono quelle piante che i primi botanici e i primi viaggiatori delle zone tropicali hanno importato in Europa. E sono quelle piante che sono semplici da curare. Tanto è che si dice che basta spezzare un rametto, lo metti nella terra e prende subito. È così, ma sono piante che vivono facilmente, hanno bisogno davvero di poco. In genere sono rampicanti. Infatti nelle foreste tropicali, nel sottobosco, si trovano questi esemplari o anche altre specie che si avvinghiano piano piano con delle radici e delle ventose ai rami degli alberi, allungandosi e ergendosi verso il cielo. Sono piante che in casa stanno bene ovunque, in poca luce o molta luce. Hanno bisogno di pochissima acqua, il giusto, giusto per dargli un tocco di rinfrescamento. E il concime a volte uno lo dimentica anche per queste piante, perché è come se si autogestissero. Si trovano in commercio varietà particolari, soprattutto con alcune macchie color argento sulla foglia, che danno alla pianta un aspetto molto caratterizzante. Vivono benissimo a volte anche in quegli spazi all'esterno dove ci sono delle coperture ombreggianti, dove il sole non arriva violentemente con i suoi raggi, quindi possono anche adattarsi bene fuori. In quelle situazioni come le verande, delle piccole tettoie e così via dicendo. Raggiungono a volte dimensioni notevoli, soprattutto per la grandezza delle foglie, poiché sono molto vigorose come piante, hanno una forza in sé davvero molto elevata. Il metodo di riproduzione, come vi dicevo prima, è quello di spezzare un rametto e di porlo nel terreno, ma ci sono alcuni che addirittura li lasciano immersi nell'acqua in alcuni vasi di vetro, in dei recipienti, e le lasciano vivere così, quindi in questo modo di coltivazione idroponico. Sono le classiche piante che si trovano ovunque in casa, per la loro vivacità, per la loro facilità e soprattutto perché sono quella pianta che fa da tramite da mamma, figlio, nonna, quindi c'è anche un legame di parentela, perché si sa che quando una persona ha una di queste piante, la si dona e quindi diciamo che c'è un ricambio generazionale. Quindi acquistarle e tenerle in casa a volte è così semplice e facile che davvero dona molta soddisfazione.